verrà alla luce nel Plesso Taverna in via Nazionale la mensa comunale del comune di Angri. È un obiettivo dell'amministrazione del sindaco Cosimo Ferraioli quello di dare vita ad una mensa centralizzata del comune. A realizzare i pasti dovrebbero essere gli allievi dell'istituto alberghiero. Sono già stati avviati i contatti. Qualche giorno fa in giunta è stato approvato l'atto di indirizzo. L'auspicio è quello di concretizzare questo progetto entro il prossimo anno scolastico. Abbiamo approvato un atto di indirizzo e abbiamo individuato i locali dove potremo finalmente costruire questa mensa comunale e sono i locali dell'ex palestra di via Taverna dove già c'è un finanziamento di circa 100.000 euro. Una volta individuata l'area noi stiamo lavorando, nel settore sta lavorando uno studio di fattibilità perché chiaramente poi bisognerà investire in attrezzature. Abbiamo ripreso i contatti con il preside dell'istituto alberghiero che ci ha dato massima disponibilità, quindi stiamo lavorando in questo senso proprio perché tutti devono sapere e che manterremo questa promessa che è uno degli obiettivi della campagna elettorale di Cosimo Ferraioli sindaco, quello di costituire ad Angri una mensa comunale. Ovviamente tutto questo dovrebbe concretizzarsi, si spera, entro il prossimo anno scolastico e tra l'altro l'obiettivo sarebbe anche quello di realizzare una mensa per i disagiati sul territorio. Sicuramente insieme ad una mensa comunale per i bambini, una mensa sociale per le persone disagiate. Per quanto riguarda l'apertura di questa mensa comunale non sono in grado in questo momento di poter dire se può andare in porto tutto questo per il prossimo anno scolastico, quello 2016-2017, ma sicuramente il tutto si concretizzerà nell'anno 2017-2018.